Cosa fate? Allora, prima di tutto, l'avete già capito, l'approccio dell'università o dello spirito è molto sperimentale, per cui si prova moltissimo, si fa esperienza sul campo, che è un approccio molto nordico, nel senso che è abbastanza comune in Germania, in Inghilterra, in Svezia. In Svezia forse un pochino si va oltre, perché non si crede molto nella teoria in generale, però comunque abbiamo sempre un equilibrio tra teoria e pratica, un 50% e 50%. C'è un certo scetticismo per i dati creati nella ricerca, con la media, con questo tipo di cose, sono viste con più scetticismo che magari in altri. Sì. Io penso che sia positivo, assolutamente. Poi c'è il fatto di imparare con il fare, che non è imparare con solo memorizzare o sapere, che è una cosa che è molto importante. Questo è un carattere della scuola dall'Olanda alla Germania in su, nel senso. Penso che l'Italia si stia un po' adeguando anche. Penso proprio di sì. Perché si deve adeguare, nel senso è un aspetto formativo molto importante. E sinceramente, come designer, io sono felice di aver fatto il Politecnico e di aver fatto i miei esperimenti, le mie cose. Il problema è che la cosa è che in Scandinavia si occupa molto di più di spazio, cioè non c'è paura ad occuparsi di spazio, a fare un'installazione all'esterno, ok? A mettere i cavi all'esterno, avere apparecchi e testare. Adesso vi farò vedere degli esempi. L'avete già visti qualche cosa? È molto legato alla semplicità burocratica. Cioè, per esempio, noi quando facciamo installazioni, passiamo, cioè, invece che chiedere un permesso per illuminare, c'è una regola nel piano, i rapporti con la polizia, nel senso, non so come si chiamino, però la burocrazia che un lighting designer deve accomplish, deve garantire per fare un test lighting, per esempio, è nulla, perché tu hai la possibilità, dalle regole del comune, che tu hai la possibilità e il dovere, anzi, molte volte il dovere di fare il test lighting, per cui tu non devi richiedere permessi. Cosa devi chiedere? Devi andare alla polizia e dire: guardate che sto facendo, faremo una. Devi informare, non richiedere il permesso. Questa è una cosa che semplifica moltissimo le nostre attività, per esempio. Anche il fatto che chiaramente molte volte sono le stesse città che ci chiamano per fare installazioni, perché già loro sono incluse nel gruppo di lavoro, per cui è una cosa splendida non dover passare. Poi ci sono altri vari problemi come qui, nel senso, chiedi l'allacciamento alla corrente quel giorno, ti arriva il giorno dopo, eccetera. Cioè, però. Tu dici rispetto come mancanza di violenza sugli apparecchi, cioè di come si dice, vandalismo di. Ah, scusa, aspetta che ti diamo il microfono. Dicevo, il discorso che facevi sulla semplicità, no, di installazioni, io credo che molto spesso qui quando si parla di sicurezza è anche legato un po' alla poca fiducia che si ha nei confronti della gente che vive in quel momento lo spazio, no? Come se boh, non si guardasse in ciampi, cioè questa fobia della Della massima sicurezza. sicurezza, sì. Quindi è legato anche proprio all'approccio che hanno le singole persone col proprio spazio, con la propria città. È visto con molta più non leggerezza assolutamente, perché se non ci fossero le condizioni di sicurezza ci sarebbe, non fai nulla, assolutamente.
Cioè, noi abbiamo spento per errore, abbiamo fatto, chiaramente fai anche degli errori, spegni delle strade, raci troppo al buio, la sera stessa ci sono lamentele, per cui devi... Non c'è superficialità, è una questione più di rispetto, c'è gente che sta lavorando, vediamo com'è alla fine, e se non è a posto, sei sicuro che non ti fanno fare nulla. Però in generale c'è molta più tranquillità, molto più rispetto per nei confronti di chi lavora. Una cosa in generale, c'è più rispetto per le professioni, che tu faccia il direttore del fonico, il lighting designer, magari anche un po' più di questo, dall'altro lato ha il fatto che magari sei anche un po' più solo, perché c'è meno gente che si interessa a te. Beh, hai i suoi due lati, no? Però in generale professionalmente sei rispettato e non abbiamo nessuno. Una cosa divertente che succede è che molto spesso in questi parchi dove lavoriamo così ci sono della gente che magari beve, gli alcolisti, insomma, ce ne sono parecchi al nord, lo sapete. E una cosa che mi fa impazzire ogni volta che facciamo questo tipo di attività è che arrivano, immancabilmente arrivano e ti chiedono: ah, ma questo lo fate con le nostre tasse? Questa gente non paga tasse. Questo lo fate con i soldi pubblici. Sì, guardate, poi venite. Questo è l'unico intervento normalmente che... Le uniche persone che hanno delle lamentele. Perché gli togli la possibilità di andare a bere nel loro angolino, perché lo stiamo illuminando, stiamo lavorando. Però in generale c'è molta... Dicevo, sono due facce, no? C'è molto rispetto da un lato, dall'altro... La partecipazione sicuramente non è come noi quando apriamo i nostri workshop, facciamo delle serate, non vedrete mai tanta gente quanta ne abbiamo vista ieri con le foto del centro di Atene, con questa folla. Sarà difficile, è difficile. D'estate sicuramente meglio, però in generale. Ci sono altre domande su quello di cui abbiamo parlato prima? No? C'era una domanda come applicare, fare un application, iscriversi, grazie. Come iscriversi ai corsi? Avremo le iscrizioni saranno aperte a novembre e il corso per gli europei è gratis, il master di 2 anni sarà attivato nel 2016, nel 2015 partirà il master di 1 anno. Però se avete intenzione di fare il master di 2 anni, vi iscrivete per il master di 1 anno e poi continuate. Le iscrizioni sono da novembre a gennaio. È gratis, è abbastanza facile accedere, online ci saranno le informazioni tra poco, dopo le vacanze, qui ad agosto troverete tutte le informazioni. Qui ho dei volantini, delle cose che abbiamo fatto, un libro che abbiamo fatto 4 anni fa, se volete dargli un'occhiata. Lascerò qua, magari lo lascio in mediateca, così se volete vederlo. Sì. Questo è un libro che abbiamo fatto 4 anni fa, adesso ormai ha i suoi anni, però invece che chiedere che fare la storia del Lighting Laboratory abbiamo preferito fare il futuro. Abbiamo chiesto a degli amici, conoscenti, lighting designers, di dire qual è il futuro del lighting. Per cui è interessante, sono ancora domande o cose... attuali. E poi abbiamo un piccolo volantino sul corso di Lumina Design che facciamo e quello potete tenerlo. Sì. Quando avete un sistema RGB, un rosso, verde, blu, vi divertite con quel volantino. Volevo farvi vedere dei risultati di un corso abbastanza rapidamente, poi passiamo a Tanteidan. Questo è quel corso che vi dicevo che dura 7 settimane, in cui cominciamo in cui trattiamo la luce per esterni. Abbiamo diversi moduli in cui trattiamo
l'impatto della luce sull'uomo, luce per esterni, luce per interni, luce teoria, eccetera. E questo è quello di, magari più interessante per voi qui nell'ambito del Melpi Light, dell'installazione. Questo è un corso, per cui è un'attività formativa, dura 7 settimane, dall'inizio alla 5ª settimana installiamo un progetto e poi ci sono 2 settimane per rivederlo e proporre un classico format, classici disegni finali a un possibile cliente, che poi in questo caso è il comune, ci sono vari comuni che ci chiedono di fare questa cosa, che è interessante, invece di cercarli noi ci chiamano per fare attività. Questa è la pianta di una città che si chiama Ninasam. Dovrei dirgli che sono in streaming, sarebbero felici che li sto sponsorizzando. È una cittadina a sud di Stoccolma, è il centro, gli studenti e gli insegnanti scelgono il posto, ok? Per cui noi arriviamo lì a scegliere le zone da illuminare e poi come illuminarle, perché è una questione che viene sviluppata dagli studenti. Per cui noi chiaramente li seguiamo come tutor, li seguiamo come, gli diamo supporto tecnico, abbiamo le apparecchiature, le abbiamo già ordinate perché è impossibile ordinare in così breve tempo, a parte cose specifiche. Però abbiamo l'equipaggiamento, le attrezzature, cavi, tutto quello che vedrete in questi giorni. È un bel... sono molte cose da tenere in considerazione. Però lo studente ha la possibilità di sviluppare dal concetto alla realizzazione del progetto. E si lavora in gruppi, normalmente 4 o 6 persone. E questo è. Questi sono 6 siti, o 5 siti, non mi ricordo quanti erano. Questo è un sito, questa è la classica cittadina svedese, guardate che interessante che è, con abbastanza anonima. A parte Stoccolma, che è una città bellissima, Stoccolma, Gothenburg, Malmö, e pochi paesi famosi, magari storici. Il resto della Svezia è molto piatta, molto architettura razionale, molto cemento. Ha grossissimi problemi di identità, cioè ci sono molti problemi a identificarsi con lo spazio, perché è abbastanza anonima. Per cui è interessante lavorarci su questo tema, come dare identità. E spesso è una cosa che gli studenti prendono come ispirazione. Questo è vi mostro il concetto, cioè il concetto di un gruppo che ha lavorato su questo sito, che è un parcheggio, è molto centrale, non si capisce da queste foto, ma è molto centrale, qua c'è la piazza, qua sulla destra. Però nascosto lì un'area che potrebbe essere interessante, ma è usata solo come parcheggio. Per cui il gruppo ha lavorato su questo aspetto e adesso vedrete cosa hanno combinato. Ha lavorato sull'immagine del posto, perché durante questi workshop noi cerchiamo di forziamo gli studenti a chiedere alla gente che incontrano o che si incontra, ci sono vari incontri con il comune, cosa ne pensano degli spazi, qual è la loro identità, qual è la loro funzione, eccetera. E molti sono affezionati a questo spazio come parcheggio, però lo vedono assolutamente vuoto e senza senso. E questo è un concept, questo è un vision, si chiama, una visione di cosa potrebbe essere quello spazio, farne uno spazio un po' più interattivo, che abbia una connessione con il cinema, il colore, renderlo più divertente. C'è un'altra cosa che in Svezia, che ci sono più auto americane degli anni 60 in Svezia che in America. Per cui c'è questa connessione col drive-in, che è molto forte. Per cui anche lì è un legame, leggere quello che succede nello spazio, come la gente si comporta. Questo è il concetto. Molto visuale, questa era una presentazione solo visuale, non c'è testo, però si capisce, no? Un po' come si sta trasformando il progetto. E da questo sono
prove, materiali, voi avrete tanto materiale così, ce ne abbiamo dal LED, da scarica, eccetera, ma cavi, control systems. Questa è la sera di inaugurazione, come vedete non c'è tantissima gente, ma c'è gente. Per essere una serata di novembre con 5 gradi, c'è tantissima gente. E questo è il risultato finale, eh? Quello è il vecchio parcheggio noioso alla fine della stradina, che è diventato così, con come se fosse un cinema, no? Con il tappeto rosso, che ti invita ad andare, ad arrivare in quello spazio che era completamente vuoto. Alla fine lì un signore che era stato coinvolto nelle interviste ha dato due macchine d'epoca per metterle, sistemarle. Sono state illuminate da sotto, all'interno, e poi c'è stato questo gioco, il cinema, no? La proiezione, il proiettarsi nello spazio, per cui c'è un gioco di ombra alla fine. Gioco di ombra e ti trovi che la gente gioca, in uno spazio vuoto, noioso, due ragazzine erano lì e si sono messe a ballare. E ce n'erano tanti, c'era tanta gente che arrivava col cane, con i bambini, È bellissimo, c'era musica, adesso non la sentite, non ho l'audio, c'era una musica anni 60 che arrivava dalle macchine. C'è l'audio, ma io non lo so se ce l'ho io. No, no, non ho il video, non ho l'audio. Per cui è interessante, no? Questo è un altro progetto, questo è l'ospedale, potrebbe essere anche in Italia un ospedale così. Molto molto squadrato, modernista, razionalista. C'era questa struttura, che la vedete qui, che non è dominante, però comunque è abbastanza visibile. E chiaramente di sera è tutto piatto, senza nessuna gerarchia, senza nessun punto visuale che ti orienti. Non si capisce, di sera non si capisce che c'è una scala, tra parentesi. E gli studenti hanno fatto questo, adesso anche questo è un video, non ci sarà l'audio, ma vedete un po' com'è. È una cosa interessante perché hanno trasformato questo elemento architettonico che è abbastanza importante, ma non ha importanza per nulla. In un beacon, come un faro, no? Questo è abbastanza visibile dalla distanza. E lo trasformi col colore. E poi è interessante che il passaggio delle persone trasforma lo spazio, no? Per cui dai un segnale che c'è qualcuno. Ripeto, è sempre importante dare questa idea della presenza, perché è una cosa abbastanza dimenticata. Ci si sente molte volte soli. Per cui si gioca con questo sistema semplicissimo. In questo tipo di workshop non facciamo uso di elettronica sofisticata che preferiamo che gli studenti facciano un'esperienza più pratica e più semplice, nel senso più diretta anche. A volte l'elettronica è un po' astratta, no? C'è questo passaggio un po' complicato tra quello che vuoi fare e il digitale che a volte confonde. Invece i primi workshop li facciamo senza questo tipo di soluzioni. E questo che vi presento è l'ultimo progetto. Questo è dov'è l'università, a Honinge, 20 km da Stoccolma. È un altro comune risultato di un programma degli anni 60 in cui si è costruito veramente tanto. Sono costruiti 1 milione di appartamenti. In uno stile abbastanza modernista, razionalista, molto, molto omogeneo in tutta la nazione. Proprio ti trovi degli spazi che sono molto simili dappertutto. Queste sono un po' di immagini, il centro cittadino. Questi sono gli studenti del secondo anno. Quelli erano gli studenti del primo anno, questi del secondo anno. Per cui qui praticamente li seguiamo, chiaramente come tutor, però è lo studente che è responsabile del progetto, quasi completamente. E deve analizzare, qui il fatto di chiedere alla cittadinanza è ancora più importante,
gli chiediamo proprio di fare un questionario, di avere un numero consistente di persone. E in questo caso Handen è il comune che ha più accesso all'acqua, all'arcipelago, questa serie di isole che ci sono verso, nella zona di Stoccolma, ma non ha nessuna connessione con l'acqua nel centro cittadino. Perché è venuto fuori dalle interviste che i cittadini volevano avere più questa identità, no? questa connessione. E gli studenti hanno fatto un bellissimo lavoro di interpretazione di questo concetto nello spazio cittadino, con degli spazi che sono funzionali, i vari accessi alla piazza, che è questa, le scale, il tunnel che va verso la stazione, e lavorare tutto su questo tema dell'acqua in differenti elementi. Sono 7 studenti, per cui ognuno di loro ha preso una parte specifica. E queste sono un po' di visualizzazione. Adesso le foto non risaltano perché sono forse un po' troppo contrastate, non si aveva questo effetto in realtà. E poi cosa è successo? Che qualche giorno dopo che abbiamo finito l'installazione ha nevicato. Quando nevica cambia completamente la soluzione. Cioè, tu stai illuminando per un pavimento scuro, avrai un pavimento che è bianco, che è meraviglioso, perché è impressionante come cambia l'aspetto, la sensazione nello spazio. Però potete vedere il prima, un locale abbastanza è uno spazio abbastanza anonimo, e il dopo, di vari spazi. Questo è il tunnel. Questo è un bellissimo gradiente blu, la foto sembra che sia troppo satura, però entri dalla città, dal bianco, ed entri nel blu, no? Entri in questa zona in cui si sta ricreando questo concetto. Questa è questa è la biblioteca svedese, ok? È grandina, è il centro della città. Il centro della città molte volte non è la chiesa, ma è la biblioteca, dove si fanno anche mostre, esibizioni, eccetera. E questo è molto sottile, però la studente l'ha provato benissimo a dare il concetto, ma con delle sfumature, sostanzialmente. È difficile vedere un edificio modernista in una nuova luce, perché, lo sapete, nel senso, ha un carattere molto forte, no? Di suo. Ed è riuscita a trasformarlo come una soluzione molto semplice. Gli chiediamo anche alla fine di fare una valutazione del progetto, cioè chiedere alle persone di fare una valutazione. Quest'anno abbiamo per la prima volta fatto un sito, ed è stato abbastanza successful, con successo. Abbiamo avuto un sacco di feedback, veramente è stato molto interessante. È stato anche bello vedere che quelle interviste, quegli input che hanno ricevuto all'inizio, è stato un po' come soddisfatto, no? La cittadinanza è stata molto felice, molto contenta del lavoro. Ripeto, questo è un lavoro di studenti. Noi come tutor ci mettiamo il nostro, chiaramente, il coordinamento, qualche idea, ma sono gli studenti che lo sviluppano. Vorrei chiudere con questo. Se avete delle domande, siete benvenuti. Se avete dei suggerimenti per come sarà il futuro, la connessione con la scuola architettura, cosa vorreste, voi come architetti, cosa avreste voluto studiare di lighting, di design, quando studiavate? Se avete dei suggerimenti? Se no... C'è mai stato un minimo modulo, un minimo sopralluogo, un minimo di nulla? Ora non so come funziona, gli devo forse un po' meglio. Non possiamo però fare tutto. Però anche la consapevolezza di sapere che quando poi ci si approccerà al cantiere, alla realizzazione, ci saranno una serie di interfaccia che non ti fanno
progettare su carta e poi come per magia, no? Certo. Arriva lì già tutto pronto. E soprattutto sull'illuminazione, così come sugli impianti, e neanche tanto, ti dicono sempre che deve partire in parallelo, sull'illuminazione neanche te lo dicono. Certo. Trovi i punti luce e poi devi risolvere. Certo. Quindi quello penso sia un aspetto fondamentale. Il progetto di prima, degli studenti del primo anno, li aiutiamo in tutti questi aspetti tecnici, burocratici. Gli studenti non contattano il tecnico del comune per avere la corrente, o chi si occupa dell'installazione, eccetera, eccetera. Nel secondo anno cerchiamo che gli studenti siano responsabili di quello, per cui si rendono conto di tutte queste fasi, di tutti questi problemi, di tutte queste opportunità anche che esistono nell'aspetto reale. Questo è accademia, ok? Non possiamo. La vera esperienza poi lavorativa si fa in uno studio, però perlomeno un primo approccio è importante. Soprattutto io penso che sia importante non aver paura, cioè creare una awareness, come si dice, una sensibilità, che sai che c'è questo tipo di problemi. La consapevolezza, grazie mille. E il fatto di non avere consapevolezza, io penso che sia una cosa che bisogna lavorarci, perché io nella mia esperienza ho avuto questo tipo, stesso tipo di problemi con la mia educazione. Ecco, sì. No? Che sì. Non sono neanche più futuri colleghi, ma sono i tuoi docenti. Sì, sì, sì. E questo anche poi appena esci dall'università ti mette in condizione di non riuscire a sfruttare neanche quell'1% che hai imparato, che ovviamente poi crescerà, ma sempre con la fobia di dire cretinate, che poi all'inizio ci sono sempre, no? Sì, sì, errori sì. O altro. Sì, è un processo. E la cosa bella è che molte volte questo processo è educativo per noi e per loro. E impariamo, cioè, ed è molto importante perché ci rende attivi, no? Rende l'educazione una cosa attiva e non una cosa che è solo da un'interfaccia, cioè così, che viene da me o dall'insegnante allo studente. Questo vuol dire, c'è una cosa che implica questo, che ci sia fiducia. Cioè essere fiducia, voi vi fidate di me, ma io mi fido di voi. Che è una cosa che è difficile da fare. È un passaggio importante. E io sono molto felice che Paolo stia facendo questa iniziativa in questa maniera, come la sta facendo Paolo, nel senso tutti voi, queste associazioni, perché non è comune in Italia fare una cosa del genere. È un primo passo, ma è molto positivo. Altre domande? Prima stavi parlando di quanto influisce poi la luce sul benessere delle persone. Ok, ci sono altri dati magari un po' più approfonditi che dimostrano eventuali affezioni oppure non lo so, patologie legate. Abbiamo un'oretta? Come? C'è un'ora di. È una. Sì, allora, primo, c'è gli studi più avanzati, stiamo capendo come funziona il ritmo circadiano, come la luce, l'influenza della luce sul ritmo circadiano. E abbiamo bisogno di luce al mattino per risincronizzare il nostro orologio biologico, no? Il nostro direttore d'orchestra che abbiamo nel cervello, che è una piccolissima ghiandola che ha bisogno di uno stimolo che ci dà l'occhio per reset, per sincronizzare il nostro orologio biologico con l'orologio del sole, no? La luce esterna. Senza questo impatto, il nostro orologio comincia ad andare un po' a. Se ne accorge quando si viaggia all'est o all'ovest che hai il jet lag, no? Il famoso jet lag. Non sei sincronizzato, hai sensazioni diverse che vanno dalla stanchezza alla spossatezza, alla nausea. Può succedere,
In inverno al nord succede spesso, cioè molte persone soffrono di questo tipo di desincronizzazioni, chiamiamole. E a livello cromatico invece quanto influiscono magari delle tonalità rispetto ad altre? A livello cromatico, il problema è che a livello cromatico entriamo molto nell'aspetto psicologico, meno nell'aspetto biologico. E ci sono tantissima gente che prova, che ricerca questo tipo di cose, però è molto a livello soggettivo, diciamo. Non c'è una certezza oggettiva che il... Però chiaramente ha un'influenza molto forte a livello psicologico. C'era un bellissimo progetto di qualche anno fa di Michael Rode, un designer tedesco, basato a Berlino, un progetto che è a Berlino, che era la Medical Society di Berlino. E lui ha fatto un sistema, erano tra i primi sistemi RGB, per cui all'interno della stanza ogni ufficio aveva la possibilità, ogni persona aveva la possibilità di regolarsi la propria tonalità di colore. E sono bellissime le foto di questo edificio, perché se lo vedi dall'esterno è tutto colorato di maniera diversa, ognuno sceglieva un colore diverso. C'era Michael, come aneddoto, dice che addirittura una persona gli era passato il mal di testa perché aveva scelto il proprio colore. Gli hanno bloccato completamente il feedback di questo. Questo sistema aveva un feedback, un loop, no? Che potevi registrare il setting, le illuminazioni, potevi sapere a che ora. Gli hanno bloccato l'accesso. Era la Medical Society. Per cui sono un po' più interessati a farti vendere le pillole, le medicine che la luce. C'è un fenomeno che sta crescendo, no? Nei confronti della luce, perché si sta veramente realizzando l'importanza e l'effetto. Ma c'è un grosso ostacolo posto dalle farmaceutiche, eccetera. Tu pensa che in Svezia noi avevamo molte stanze, che si chiamano light rooms, sono delle stanze per la cura contro la depressione invernale. Le hanno tolte dagli ospedali. Il rapporto costo-beneficio con una pillola è più basso. Sì, per cui è una cosa che dovremmo cercare di recuperare. Prima, in un passaggio tra una slide e l'altra, hai detto luce dei tunnel. Volevo capire queste luci dei tunnel che effetto fanno, perché ho avuto un'esperienza con il mio bimbo piccolo che con la luce dei tunnel aveva paura, non so, faceva una faccia strana, e poi ci sono dei video su YouTube che fanno vedere le facce dei bambini nei tunnel, cioè una cosa, non lo so, hanno un effetto particolare sui bambini. Devi dare il link perché non lo so. Sì, io l'ho scoperto per caso. E deve essere la frequenza, cioè il tunnel, tu hai... percorri il tunnel ad alta velocità, per cui ogni lampada la vedi ad alta frequenza e si crea un effetto stroboscopico. E quali studi sono stati fatti per migliorare? Sullo stroboscopico adesso ce ne sono parecchi studi in questo momento. E chiaramente ci sono delle persone particolarmente sensibili, persone autistiche per esempio, che sono molto sensibili alle alte frequenze. Per cui possono avere degli attacchi di panico per esempio. C'è una cosa interessante che sono ricerche sviluppate in... vuoi commentare? Abbiamo cambiato al nord, che poi questa legge è arrivata anche al sud Europa, abbiamo cambiato tutti i ballast delle luci fluorescenti, tubi fluorescenti, e prima erano 50, 60 Hz, 300 Hz, a 30.000 Hz. Perché evita effetto, per esempio, che alcune persone, per esempio persone autistiche, si sentano o a disagio o abbiano dei veri e propri crisi, delle proprie crisi. E evita anche il fatto di mal di testa. Molte volte negli ambienti interni di questo mal di testa strano, no? Sono queste frequenze che non riesci a percepire visualmente, ma il tuo corpo lo fa, per cui magari tu non te ne accorgi, ma... Okay.
From your experience, do you believe that the industry always lead the fixtures, the lab fixtures, in a way that it's not so sufficient, or it's not so, let's say, good for the community? Or do you believe that we now in the process that everybody is conscious that we're going to have more efficient fixtures? Mi ha chiesto se l'industria sta facendo in qualche maniera il proprio, se gli apparecchi sviluppati dall'industria sono efficienti. Questo? If they are efficient in terms in Of society. I mean that it's, you know, that the lead industry, for example, now is the leader, but there are some researchers that they say that the lead effect, or the, you know, some it's not so healthy for at the end. Yeah. Should I say it in English or in English? Magari lo dico va bene in italiano. La mia opinione è che l'industria stia lavorando bene, perché ha troppi standard e troppe regole da seguire per non... Il fatto che sui LED, per esempio, non ci sono regole ancora, nel senso non c'è uno standard, è troppo nuova la sorgente per avere delle certezze, no? Noi ormai abbiamo una conoscenza dell'incandescenza praticamente consolidata, cioè la usiamo da 90 anni. Sui LED c'è molto da fare. Secondo me l'industria lavora per il bene della società, sì, io lo vedo in quella maniera. Lo vedo anche in una prospettiva dell'industria che, aspetta, lo vedo come una... non tutti. E il problema è che quando si estende troppo, sono questi grossi gruppi multinazionali, non farò assolutamente nomi, lì io vedo che non c'è più quell'attenzione alla persona, alla società, alla sostenibilità che ci dovrebbe essere. C'è in maniera superficiale, c'è in una maniera, lo fanno credere che ci sia, ma di fondo c'è tanta arroganza, tanta aggressività, e quella mi spaventa un po'. Però le stesse industrie che hanno questa esigenza di fare cash, soldi, molte volte la stessa industria multinazionale, che non nominerò, fa molta ricerca. Una ricerca magari un po' troppo focalizzata, però io non posso partire dal presupposto che l'industria lavori per... sono parte della società. Il rapporto che ho in Svezia con Svezia e anche internazionalmente con... proprietari, tecnici, eccetera, ci troviamo molto in sintonia, andiamo molto d'accordo. Non vedo due interessi completamente separati. Cioè, siamo stati in disaccordo con l'Agenzia dell'Energia per un po', perché noi abbiamo chiaramente protestato per il ban of the bubble, come si dice il ban? Voi sapete che adesso non si può più comprare un'incandescenza, più di 40 watt, no? E noi siamo stati abbastanza critici, molto critici, perché questa, a parte che è una cosa che viene dall'industria, e, è stato un passaggio troppo, troppo drammatico, senza informazione, la gente, io ho dei vicini che sanno che faccio questo lavoro, mi fermavano, ma cosa posso comprare? Mi trovo solo questi, sai, gelati, Compass Fluorescent, che sono una roba terribile, cioè terribile. E lì c'è stata molta frizione, soprattutto con l'industria, con Philips, diciamolo, che voleva venderti le Compass Fluorescent come se fossero la salvezza del mondo. Quello no, lì hanno fatto un errore commerciale enorme, ci hanno perso anche tanto.
Dicevo, lavorando comunque quotidianamente in una, in quello che poi in una rivendita e quindi sì, seguendo la progettazione ma seguendo anche quella che poi è la clientela, chiaramente di vario genere, cioè da il professionista piuttosto che la signora deve comprare insomma la lampada carina di design. E c'è effettivamente una confusione assurda fra allora l'alogena è diventata il mostro peggiore che si possa. No, alogena assolutamente no. Alcuni mi chiedono: ah, ma il LED è quello che consuma di più. E, non veramente vedendolo quotidianamente, proprio con le persone, c'è una confusione assurda riguardo tutto ciò. Non c'è più neanche il valore di quella che c'è, ma almeno a mio modo di vedere l'incandescenza ha comunque a livello proprio di prestazione ha un valore tuttora dico interessantissimo, importantissimo. Però ecco, c'è, oppure anche facevi prima riferimento a delle grandi multinazionali, non so se ultimamente avete visto anche in televisione lo spot col kit dei LED, cioè è arrivata praticamente come una sorta di rivoluzione che questo LED quasi fosse una bacchetta magica, tutto il resto non conta, c'è molta confusione rispetto, cioè c'è confusione sia ai diversi livelli, no? Sia fra chi si occupa, architetti, progettisti, nel senso che non sono proprio specializzati in lighting, c'è molta confusione già per loro, quindi sia a quel livello di progettazione ma proprio a livello quotidiano, sì. E tu stai lì a spiegarli in un certo senso, che poi anche la parte divertente, no, di questo lavoro, stai lì a spiegarli che con una sorgente hai un certo tipo di risultato, con un'altra sorgente hai un altro tipo di risultato. Però davvero c'è una confusione assurda rispetto a tutte queste tecnologie. Veramente tanto. Ci sono tre cose che mi vengono spontanee. Una è che abbiamo bisogno di educazione, cioè educare i designer, ma anche gli architetti, quello che stavamo dicendo prima, e ci sarà più bisogno di sperimentare. Magari ci sono delle foto bellissime di Paul Henningsen, che è uno dei designer più famosi, l'inventore della PH lamp, quella. Lui, quando vendeva le lampade, vendeva educazione, le vendeva come se fosse un laboratorio. Per cui ci saranno più cose così. Siamo andati da IKEA adesso in Svezia, magari anche qua, ci sono le lampade in mostra, fanno vedere, stanno cominciando a far vedere cosa, l'effetto che fa. No? C'è una seconda cosa che è l'informazione alla società in generale, e si sta lavorando abbastanza bene al nord adesso. Arriverà. Cioè, ci sarà qualche terza cosa, manchiamo di standard. Adesso io non faccio parte del comitato degli standard internazionali, però li seguo e sono di un ritardo pazzesco. Per cui anche a livello dell'industria non c'è quella risposta, quel sostegno, no? Che a volte gli standard danno. Cioè, gli standard non sono solo negativi, sono anche una cosa positiva perché l'industria li segue e porta avanti tutto. Per cui da quel punto di vista lì c'è molto lavoro. Quarta cosa, che io ero critico con l'Agenzia dell'Energia, adesso devo dire che ci vedo un po' di ragione, cioè in quello che a loro, perché stavano lottando con forza contro l'incandescenza. Perché mentre 5 anni fa il LED non esisteva sostanzialmente per l'illuminazione, 5, 6 anni fa, oggi come oggi col LED puoi fare qualsiasi cosa in interni, cioè in interni puoi avere qualità, puoi avere risparmio, puoi avere flessibilità, puoi avere anche costo, sono ancora molto cari, però in termini di qualità ci siamo, e a volte anche meglio dell'incandescenza. E il costo iniziale è veramente, è ancora alto. Sì. 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 Sì, 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 sì. Che non sei neanche sicuro che ci sia davvero risparmio sulla manutenzione, perché non si sa. Però comunque però sulla qualità ci siamo, cioè sulla qualità, anzi, e sulla flessibilità che hai di integrare la luce nell'architettura è strepitosa, però
devono venderne di più, devono venderne un po' di più. No, non so che ora sia, no? È mezzogiorno, io vorrei presentare rapidissimamente Tanteidan. Però ve lo posso... No, fammi una domanda, Kier. No, mi fa più piacere che discutiamo. Che... Ti volevo chiedere se... Nella... Che... Sì, 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 rapida, rapida. Se nella tua esperienza ci può essere qualcosa che dall'università, per esempio anche da KTH, può venire per l'insegnamento, non interno, quindi non agli studenti, ma per spiegare alle persone quello che facciamo, non solo nel vostro paese, ma in generale anche fuori. Non so se mi sono spiegata. Cioè se è possibile che un domani cominciate anche magari a... non so, studiare una comunicazione sì. per il pubblico, quindi... Capisco benissimo, okay, cioè come spread the voice, come... sì, è un lavoro che dobbiamo fare, sì, ma questo è classico, eh? È una nuova tecnologia, ha sempre bisogno di essere spiegata, di avere esempi, eccetera. Però non è un lavoro che stiamo facendo adesso, una cosa che stiamo facendo appunto è inserirci nei corsi di formazione degli architetti. Gli architetti hanno un ambito di influenza molto più ampio del nostro. Il lighting designer si calcola che sono in 7%, 10% dei progetti. L'architetto, insomma, un po' di più, o almeno ci dovrebbe. Io magari mi fermo qui. Paolo, mi fermo qui, Tanteidan... 5 minuti riesci a far vedere qualcosa? Sì, dai. 5 minuti? Sì. Ok, velocemente... Benvenuti ai Lighting Detectives. Ci sono, come capirete o come avete già capito, ci sono vari gruppi che si occupano di illuminazione a livello di volontariato, come passione, e che sviluppano attività secondarie da un po' tutti. Ce ne sono parecchi. Ci presenterà Stockholm Light, scusa, Social Light Movement. C'è un'altra compagnia che si chiama... io faccio parte... Stockholm Lighting... io faccio parte delle Lighting Detectives, ce ne sono parecchie. Ce ne saranno di nuove nel futuro, si spera. È un'iniziativa, un gruppo di persone che è nata in Giappone, grazie a Kaoru Mende, che se non l'avete mai sentito è un nome che dovreste segnarvi, perché... è una persona molto importante nel campo dell'illuminazione. No, ed è una persona che ha portato avanti molti progetti in questo settore, soprattutto nel lighting design. È una delle persone più influenti che conosca. È anche un amico, nel senso che è una persona molto disponibile e molto aperta per fare questo tipo di attività che coinvolgono il pubblico. È un'associazione abbastanza, tra parentesi, antica, nel senso che è del 90, le prime attività. Penso che sia stato molto visionario, perché negli anni 90 il lighting era ancora un po' all'inizio. PLDA è del 96, per cui PLDA è l'associazione europea che purtroppo quest'anno è stata chiusa. Ok, un altro argomento. Le attività sono tante, qui avete una timeline, la potete vedere sul sito. Il sito è fatto molto bene, per cui è quel sito che avete visto prima, senza il hero alla fine. Questo è importante. Cosa fanno le regole del Lighting Detectives? Okay? Ci sono 5 regole. Uno è
arrabbiarsi con l'illuminazione che non funziona, ok? Sono giapponesi, dovete capire, eh? C'è una certa, un certo spirito kamikaze anche, perché profonda e dettagliata osservazione, questa è una cosa che io trovo assolutamente meravigliosa, bisogna osservare ma anche descrivere, descrivere con foto, con sketches, schizzi, grazie mille, e magari si perde un po' di tempo all'inizio, poi si diventa più rapidi, però è fondamentale nell'osservazione. Essere ispirati dall'artistic lighting è importante. Gli esempi che Dimitri ha lasciato ieri, scusami Vasili. E poi calmly detect, questa c'è la parte zen, no? Calmare, osservare e detect, cioè individuare. E poi come lighting detectives devi continuamente accumulare esperienza. E questa è una cosa che facciamo un po' tutti. C'è la sua cartolina, la sua card, con il membership card, con il tuo nome e le regole in giapponese che sono anche in inglese sotto. L'associazione è nata in Giappone, si è sviluppata in Giappone per qualche anno, poi dall'incontro con Aleksandra Statimirovic, che è la mia cara amica di Stoccolma, Aleksandra e un altro gruppo di persone hanno detto ma questa deve essere, dobbiamo svilupparla a livello internazionale, non può rimanere qui in Giappone, dobbiamo fare un gruppo internazionale. Per cui da lì si è creato un gruppo più ampio di persone che partecipano. Adesso siamo una ventina, ma sono molto di più, i membri sono qualche centinaio. È abbastanza facile avere la membership, basta mandare una mail, questo lo posso scrivere. Un gessetto, qua. Wow, il gessetto. Che bello. Japan? JN? JP. Sì. higashi@lpa.co.jp. E questo è il kit del Lighting Detective. Adesso io non è che vado in giro con uno zaino pieno di roba, però questo è quello che si dovrebbe avere. Sono sia strumenti per l'osservazione e per schizzare, per dipingere anche, e per misurare l'aspetto qualitativo e l'aspetto quantitativo della luce. È importante avere l'ID card, perché a volte fai delle cose osservando, schizzando, che sembra che sia un personaggio strano che circola per strada, e poi tu hai la tua membership card, per cui mostri che sei un lighting detective, che hai la passione per la luce, sei una persona con tutte le carte in regola. Questo è Heroes and Villain, dove è una parte delle attività in cui si identificano positività e negatività di varie situazioni luminose. Queste sono varie attività che si fanno, non si fanno sempre, siamo un po' in tutto il mondo, e queste sono survey around the world. C'è una bellissima parte del sito in cui trovate questo survey, sto fatto ad oggi in varie città nel mondo. Sono le foto, descrizioni, queste un po' di immagini, e le attività che si fanno sono queste sono le attività pubbliche, per cui sono esibizioni, questo Light Up Guerrilla, il Guerrilla è il nome che ha dato Cavo Mendo un po' di anni fa, e poi l'ha cambiato in Ninja dopo i fatti del 11 settembre, ha pensato che fosse troppo, Guerrilla fosse troppo aggressivo, per cui adesso ci chiamiamo Ninja, quando facciamo la nostra attività con le torce, facciamo installazioni rapide nell'ambiente urbano. E Nightscape Watching Tour sono cose che tu mi chiedevi come coinvolgere il pubblico. In Giappone sono molto bravi a coinvolgere il pubblico in queste attività. Giappone, Singapore, noi a Stoccolma abbiamo fatto qualcosa, adesso dobbiamo essere più attivi. Eletta sta scalpitando, per cui vado rapido. C'hai ragione.
ecco, se parto a parlare. Questo è un ninja con le torce, con i bambini. Molto bello, un'attività, ci vuole nulla a fare questa cosa, ci vogliono magari qualche, chiaramente qualche, un po' di tempo per prepararle, le torce, il materiale, eccetera, ma poi in una giornata si creano, si fa un workshop, si creano delle lampade, degli effetti, poi si illumina uno spazio specifico con un intervento. Candle night sono molto belle, molto poetiche, eccetera, eccetera. Ci sono una cosa che vorrei dire, perché io ci tengo, sarebbe molto bello fare un forum di Tanteidan in Italia. Non c'è mai stato e sarebbe molto interessante, per vari motivi, per l'ambiente che abbiamo, il paesaggio, per la passione, per e anche per le cose positive e negative che ci sono, no? Sarebbe molto interessante farne uno di questi. Cos'è un forum? È dove si riuniscono i membri, come voi vi riunite ogni anno, noi ci riuniamo più o meno ogni uno o due anni, e facciamo un'attività che include lezioni, esibizione, magari un ninja lighting o un workshop di osservazione. E questi sono esempi di forum fatti a Tokyo, Stoccolma, Amburgo, New York, Singapore, Copenaghen, Belgrado, Pechino. C'è tanta gente, partecipa parecchia gente. Questo è quello di Pechino con gli studenti, alcuni partecipanti. Bangkok, l'ultimo a Taipei è stato, a cui purtroppo non ho partecipato. Per cui spero che nel futuro ci sia un forum anche in Italia. Abbiamo tanto da dire e tanto da fare, anche, penso. Adesso dico abbiamo, perché mi siete italiano, sono italiano. Vorrei concludere così, sennò ti porto attenzione.